Buongiorno a tutti, oggi con questo video parleremo e faremo delle considerazioni sull'amore partendo dall'esperienza di papà. Vai pure. Oh, dunque, buongiorno. Niente, volevo dire una cosa. Tempo fa, non ricordo più in quale contesto, ero venuto a conoscenza che in qualche posto qui in Italia esisteva un cosiddetto museo delle lettere d'amore. La cosa mi aveva particolarmente colpito, e poi capirete anche il perché. E quindi però in quel momento le informazioni che avevo avuto erano abbastanza, mi diceva solo dell'esistenza di questo museo che era unico al mondo, eccetera, eccetera, però non avevo molto altro materiale su cui approfondire. Quindi poi la vita di tutti i giorni ti assorbe, ti coinvolge, quindi finite tutto. Un paio di giorni fa, mentre parlavo con una mia amica su Facebook, mi è tornato alla mente questo museo e così ho chiesto a lei, che è molto più brava di me a utilizzare questi marchingegni che io ho avuto in regalo solo da poco più di un anno fa, quando sono uscito dall'ospedale, quindi. E io ho un approccio molto, molto, così, Più limitato e primitivo. molto, sì, molto primitivo. E quindi non ero assolutamente in grado di andarmi a cercare delle cose. Lei è stata molto gentile, lei chiaramente è più brava di me perché ha da più tempo, usa queste cose. E così nel giro di poche ore mi ha fatto trovare sul cellulare le notizie più importanti, dove si trova questo Museo delle Lettere d'Amore e anche il numero del telefono per poterlo contattare. E così ieri, combinazione, io ero solo in casa perché mio figlio era andato per una visita medica, quindi ero anche solo, avevo bisogno di parlare con qualcuno, avevo bisogno di un po' di compagnia forse. Quindi prendo questo numero, provo a farlo pensando che magari fosse un numero telefonico che risponde solo ogni tanto o giorni festivi o chissà quando. E invece con grande piacere mi ha risposto quasi subito una signora dalla voce molto molto gentile e quindi ci siamo presentati in parole povere. Le ho spiegato come avevo avuto il loro numero di telefono e le ho anche spiegato i motivi che mi hanno spinto ad approfondire questa essenza, l'essenza di questo museo, che sicuramente non è un museo che si può trovare da tutte le parti, anche perché appunto è unico al mondo, quindi. Le lettere d'amore, io ho un rapporto con le lettere d'amore che devo dire che è veramente molto, ma molto profondo, perché le lettere d'amore sono quelle che mi hanno aiutato a sopravvivere per un periodo anche piuttosto lungo, le lettere d'amore sono quelle che mi hanno aiutato a corteggiare una ragazza di cui non sapevo assolutamente nulla e le lettere d'amore sono quelle che nel giro di poco tempo io che ero innamoratissimo perché io sono stato colpito dalla visione di questa ragazza nello stesso istante in cui l'ho vista.
non poteva essere che fosse una cosa reciproca, non poteva essere reciproca, anche perché io a quel tempo, io avevo 15 anni, quindi ero praticamente ero un ragazzo e lei ne aveva 14, quindi era una ragazzina. Aveva un anno, un mese e un giorno meno di te. Avevamo una differenza, l'abbiamo poi scoperto dopo, di un anno, un mese, un giorno e poco più di un'ora. Quindi c'era qualche cosa che ci legava in un certo modo, senso. E quindi cosa succede? Succede, dovrei dire come è successo questa cosa, perché io da molti anni, per motivi di salute, essendo piuttosto debole di polmoni, avevo avuto la polmonite da bambino per 2 anni di seguito, proprio per cura medica io dovevo passare tutte le feste scolastiche, quindi i 3 mesi da giugno a settembre, li dovevo passare in una località precisa indicata dal medico, che era Ulzio, in Alta Val di Susa. Ulzio perché è un posto molto ventilato, infatti il vento è assolutamente una caratteristica del paese, perché il vento c'è tutti i giorni, assolutamente tutti i giorni, ed è un vento asciutto, un vento che arriva dalle cime delle montagne intorno, e per i polmoni è un toccasana, secondo quello che diceva anche il medico. Quindi ho cominciato da bambino, poco avrò avuto 7-8 anni quando ho cominciato a farmi quei 3 mesi, tutti gli anni quei 3 mesi di montagna. Quindi questo contatto con le montagne aveva anche aumentato di molto il piacere che io provavo verso le montagne, perché io sempre già le amavo le montagne così, ma poi passando tutti gli anni 3 mesi in montagna, andando a passeggio nei boschi, andando nelle pinete, cercando le pinete, i ruscelli, cercando, fermandomi a guardare a volte sulla riva di un ruscello quelle decine e decine di farfalline azzurre che sono grandi come un'unghia, piccoline così e che si rincorrono come se giocassero insieme. Insomma, la montagna è davvero uno spettacolo, è uno dei grandi doni che ci ha fatto Dio. E quindi io arrivo all'età di 15 anni, sono un ragazzo normale, ho una grande passione che è la musica, ho anche provato a frequentare un liceo musicale, poi purtroppo è andato male per diversi motivi. Papi, stiamo arrivando ai 10 minuti, facciamo degli step di 10 minuti, però ovviamente abbiamo già fatto tanti video fino ad oggi, eccetera, e qui siamo partiti dal contesto delle lettere d'amore, del Museo delle Lettere d'Amore, e ci stiamo orientando in un territorio che abbiamo già approfondito un sacco di volte, quindi rischiano di essere poi delle ripetizioni, tutte le cose che diciamo. Dovremmo più concentrarci sulla lettera specifica d'amore. Che era poi il suffisso del tema, perché se ci rimettiamo a parlare dei tentativi andati per pura sfortuna al conservatorio, eccetera, No, 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 per la ne carità, io abbiamo adesso già talmente parlato che insomma. io stavo spiegando semplicemente che a 15 anni ero un ragazzo normale che, come la gran parte dei ragazzi, aveva poca voglia di studiare ormai. Aveva una passione che ormai era finita nel dimenticatoio e quindi viveva un pochino così alla giornata. A scuola devi andarci per forza, ci vai, eccetera. E quindi quel mattino di luglio del 1956, io avevo appunto 15 anni compiuti da pochi mesi e
Sto andando dal paese basso di Urzio, dove affittavamo, tutti gli anni affittavamo la stessa stanza. Dal paese basso stavo inerpicandomi verso il borgo superiore e sto camminando tranquillamente per la strada, godendo dello spettacolo delle montagne che ho intorno a me, eccetera. Quindi la mia mente non è concentrata semplicemente su quello che esiste intorno a me. A un certo punto, in una curva della strada, vedo venirmi incontro due ragazzine che stavano cercando di frenare un carretto a due ruote che era pieno di giornali, che quindi in discesa poteva creare qualche problema. Quindi, ed erano scherzose, stavano scherzando tra di loro, come naturale in due ragazzine di quell'età. Il problema è che immediatamente, proprio direi nello stesso istante che le ho incontrate, il mio sguardo si è concentrato sulla ragazza di sinistra e sono stato fulminato. Ma e qui è difficile da raccontare perché dice il colpo di fulmine, ma è una cosa normale che capita tanti, capita tantissimi, è sicuramente vero, capita tanti. Ma io non posso definire un colpo di fulmine quello che è capitato a me, perché non è un colpo di fulmine. Io ho avuto la netta sensazione in quell'istante che un masso di 150 kg mi fosse caduto addosso e mi avesse colpito in pieno il petto, per cui non riuscivo più a respirare, non riuscivo più a muovermi. Sono rimasto bloccato perché quella ragazzina che stava scherzando con la sua amica, eccetera, aveva un sorriso e uno sguardo, due occhi che veramente mi hanno colpito al punto che il mio primo pensiero è stato che io aspettavo quella ragazza dal giorno in cui ero nato. Io non sapevo, io ho sempre amato le donne, per carità, la figura femminile per me, ho sempre pensato che il capolavoro assoluto di Dio, quando Dio, se vogliamo credere in Dio, poi chi non ci vuole credere penserà a qualcos'altro, però il suo capolavoro veramente assoluto è stata la creazione della donna, perché io non riesco ad immaginare come potrebbe un mondo vivere senza la donna? È impossibile, assolutamente impossibile. Quindi, in questa ragazza, quello che mi ha colpito, quel sorriso, quegli occhi, eccetera, è qualcosa che si è insinuato all'interno della mia anima, perché io ci credo che noi abbiamo un'anima. Noi non abbiamo solo un corpo, abbiamo un'anima. Io non sono stato colpito dal corpo di questa ragazzina, poi era una ragazzina, quindi niente di eccezionale. No, sono stato veramente colpito dal suo spirito, da quello che rappresentava. Poi Sì. è successa un piccolo particolare che l'amica, probabilmente l'amica, si è accorta di questo mio cambiamento immediato in quel momento, perché questo cambiamento, questo masso di 150 kg che mi è arrivato addosso ha fatto una differenza. E quindi l'amica dà una gomitata alla sua compagna e mi addita, come dire, guarda che quel ragazzo lì è stato fulminato dalla tua bellezza, no? E a questo punto la ragazza, che posso già cominciare a chiamarla Aurelia con il suo nome, solleva lo sguardo, mi dà uno sguardo molto rapido, niente di che. Come dire,
Ma sì, ma figurati, è un ragazzino, non è niente di più, eccetera. Però quella sua piccola attenzione ha ingigantito ancora di più quello che era il mio sentimento, e quindi io sono rimasto assolutamente bloccato. Per tutto il tempo che loro mi sono passate davanti, hanno continuato a scendere per la strada e io non sono stato capace di fare nulla. Pensare che non era poi così difficile. Io ero un ragazzo, quelle erano due ragazze, potevo anche andargli dietro e dire ciao, chi siete, dove andate, come vi chiamate, eccetera. Aiutarla a portare il carretto. Oppure aiutarle a trattenere questo carretto che sicuramente era pesante, eccetera. Cioè avrei potuto fare mille cose e invece non ho fatto nulla, assolutamente nulla, sono rimasto inebetito. E quando finalmente mi sono ripreso, loro erano già scomparse, quindi è stata una visione fuggevole. Ecco. Se dobbiamo interrompere qui, Sì, guarda, adesso volevo fare degli step di 10 minuti, ora ci stiamo avviando verso il 20° minuto perché siamo sui 16 minuti e mezzo. Effettivamente, comunque sia, il colpo di fulmine è una reazione universale che credo che un po' tutti abbiano vissuto, come anche a me è capitato di vivere. E poi, anche per ordinare le cose sullo specchio di quella che è la sensibilità attuale di fronte ai casi di genere, è fondamentale mettere il rilievo sull'importanza che fa sì che comunque gli esseri umani si sentano attratti e resi compatibili di fronte alle creature e potremmo dire anche ai contesti delle cose vive, come sublimali rapporti di relazione che talvolta le persone che sono state bruciate, forse è meglio qui interrompere perché sta arrivando un trattore e non sentiremo più niente. Andiamo avanti dopo.